Ciao, in questa lezione ti mostrerò come usare i blocchi in movimento per far curvare il robot con precisione. Resta fino alla fine, perché ti mostrerò anche come far curvare il robot con curve più o meno strette, cambiando quindi il raggio di curvatura. Cominciamo! Il professor Mattoncini! Anche per questa lezione utilizzeremo la base motrice Spike Prime, di cui trovate le istruzioni nell'app stessa oppure sul sito Lego Education. Pronti via! I blocchi in movimento fanno sì che i motori si muovano in sincrono, aspettandosi l'un l'altro per massimizzare la precisione nelle manovre. Adesso facciamo ruotare il robot sul posto. Prendiamo questo blocco, impostiamo la sterzata su 100 e impostiamo su una rotazione. Vediamo cosa fa. Il robot gira su se stesso di mezzo giro. Possiamo provare adesso a far ruotare il robot su se stesso verso destra, ovvero visto dall'altro in senso orario, di un giro completo. Se per mezzo giro era necessaria una rotazione delle ruote, adesso lo impostiamo su due rotazioni delle ruote e vediamo che succede. Per farlo girare sul posto di un quarto di giro dovremo impostare su mezza rotazione delle ruote. Ricordatevi, stiamo ancora parlando di rotazioni delle ruote e non di rotazioni del robot, sono due cose diverse. Vediamo cosa fa. Attenzione, l'angolo di rotazione del robot e l'angolo compiuto dalla ruota sono cose diverse. Un conto è l'angolo del robot che gira sul posto e un conto è l'angolo che ha fatto la ruota. Questo non è lo stesso angolo, ma dipende dalla configurazione del robot in termini di dimensioni, distanza tra le ruote, diametro della ruota. Questa particolare configurazione dei parametri è possibile per questo robot specifico ed ecco il perché. È stato progettato in maniera tale che la distanza tra le ruote è esattamente il doppio del diametro della ruota. Per un robot differente, con ruote più grandi o più distanti o più vicine, questi parametri andrebbero configurati in maniera diversa. In un video futuro, un po' più avanzato, si spiegherà come configurare questi parametri per far curvare il robot di angoli determinati e precisi, indipendentemente dalle dimensioni del robot delle ruote. Per far girare il robot in senso antiorario, ovvero verso sinistra, basta impostare questo parametro su meno 100. Si può anche digitare il valore direttamente in questa finestra. Vediamo che succede. Per fargli fare un giro completo su se stesso in senso antiorario, ovvero verso sinistra, basta impostare le rotazioni su 2. Possiamo cambiare questo parametro di sterzata su valori diversi da 100 e meno 100 per far curvare il robot più o meno intensamente. Abbiamo visto che con 100 gira sul posto verso destra, meno 100 gira sul posto verso sinistra. Magari lo facessero anche le automobili. Parcheggiare sarebbe una passeggiata. Invece io patisco così tanto. Questo parametro di sterzata regola di fatto il raggio di curvatura del robot. Se è 100 il raggio di curvatura è 0 e il robot gira sul posto. Se è 50 il raggio di curvatura è pari alla distanza tra le ruote e il robot gira imperniato su una ruota o sull'altra. Se questo parametro di sterzata è 0, il raggio è infinito, che sarebbe a dire il robot va dritto. Come abbiamo visto nella lezione precedente, è possibile ottenere dei movimenti con accelerazioni e decelerazioni aggiungendo un blocco dall'estensione. Altri movimenti. Impostando l'accelerazione del movimento su lento. Ti invito a provare in autonomia cosa succede se imposto questo parametro su un numero che va da 1 a 49. Il robot dovrebbe fare delle curve larghissime. Se imposto questo parametro tra 51 a. 99. Il robot farà delle curve sempre più strette fino a girare sul posto. È ovvio che tra 98 e 99 non vedrete una grande differenza. Ma ora ricapitoliamo. In questo video ha imparato a far muovere una coppia di motori per far sterzare il tuo robot. Ha imparato come far ruotare il tuo robot di un quarto di giro, di mezzo giro, di un giro intero. Abbiamo di nuovo impostato un'accelerazione morbida per evitare slittamenti durante le rotazioni, anche alla massima velocità. Abbiamo visto come il parametro di sterzata influenza il raggio di curvatura del robot per fare curve più o meno strette. Se questa lezione ti è piaciuta, dai un ceffone al tasto mi piace. Se vuoi imparare la robotica utilizzando i Lego, iscriviti a questo canale. Ma soprattutto continua a smanettare con i Lego, perché è solo tramite la pratica che si consolidano le conoscenze. Non perderti la prossima lezione in cui metteremo insieme quello che abbiamo imparato finora per creare un robot da guardia che pattugli la tua scrivania avanti e indietro. Resta giovane, Gioca a Modino. Ciao.